Ok, siamo online. Detto questo, un secondo. Che mi sistemo per bene, per non far casini. Allora, la chat è aperta. Benissimo, vado a condividere giusto un paio di link. Bueno. Ce la fai? Grazie. Di perché no? Fermo lì tu deficiente. Perfetto, allora tu chiuditi, benissimo. No, cosa stai facendo? Fermo lì, deficiente. Benissimo. Ok. Facciamo così. Intanto ne approfitto, nel frattempo che magari arriva qualcuno online, ne approfitto per andare ad aprirmi la guida, che non si sa mai che qualcosa non me lo ricordi alla perfezione. Word. Allora, tombi, aprimela qua. Benissimo. Ah, tipo tombi me lo metti qua. Qua mi metti, dicevo, la live. Ok, ma tipo l'emulatore, no? Ok, si è sentito un po' di smarrimento nel suono di effetto ripetizione, tipo mai normale, cioè. Potrei fare una cosa di questo genere. Ma tipo tu chiuditi che non servi più. Dovuto. Anzi, devo ancora in realtà, eh? Fine. Ok, in modo che riesca a vedere bene o male la chat, a vedere la live e ad avere davanti l'emulatore. Ora, detto questo, tra l'altro devo stare attento con la tastiera perché ho sentito poi rivedendo magari le live che si sente quando batto a tastiera. In teoria questa qua è anche ben più silenziosa della tastiera che usavo prima, solo che se batto abbastanza forte si sente comunque perché il microfono è attaccato, quindi. Ok, io vorrei vedere. Mancano 9 venti da trovare. Innanzitutto. 3 so dove sono. Facciamo anche 4, 5. So dove sono gli. Perché bene o male si trovano tutti adesso. Anzi, fatemi vedere una cosa. Cioè, in teoria dovrebbe essere tutto ok, va bene. Però, fatemi fare un double check, tipo. Ok. Versione desktop, vabbè. Giusto per sentirsi si sente bene. Si dovrebbe sentire bene teoricamente perché ho fatto delle prove prima, quindi. E no, stavolta non abbiamo neanche il microfono mutato. Come già è successo oggi, tipo me ne sono ricordato, ho detto no, microfono mutato ha un paio di palle intanto. Fontana rotta. Sì, la fontana rotta che in realtà sistemiamo adesso. Cibo per carburante. Sì. Devo andare a. Ah, il funga! Tra l'altro, devo fare quello, il funga. Facciamo dei dolcetti, ok, poteri blu nascosti. Ecco, stasera purtroppo mi dovrò mettere a farmare i nemici. È una brutta cosa, ma è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare, eh. Il vino ce l'ho. Facciamo una cosa. Villaggio di agilità. Che magari nel frattempo arriva qualcuno online a vedere la live. Facciamo cose semplici intanto, finché non c'è nessuno, finché non mi viene. La live, appunto, diciamo così, non mi dà conferma che c'è qualcuno collegato. Facciamo le cose semplici. Vabbè, te lo dico a fare.
trovato un amico, devo trovare 7 amici. Cosa? Hai detto che volevi del succo? No? Vai a combattere il maiale cattivo? Va bene, vengo con te. Benissimo. Allora, devo andare alla fabbrica del boscaiolo perché troverò un altro amico qua probabilmente, tra l'altro. Forse? Eccolo qua. Trovati due amici. Wow, hai fatto molto per me. Sono pronto anch'io ad aiutarti. Va bene. Però quello che volevo io in realtà era questo. Gli serviva il vino per... Gli serve il vino per fare l'indicatore di l'indicatore del carburante, tipo. Perché sennò il Gogo Car non funziona. Questa cosa non... What? Ma che... Scusi, di casa? Ah, cioè era proprio quei due pixel che gli davano fastidio. Ma questo è... Questo è il famoso video del villaggio di Bacco, trasmesso per 14 generazioni. Nessuno fa più il vino così. Acqua di lago? Stai scherzando? È un vino di qualità. Sì, ho detto, acqua di lago. Pazienza, non importa. Non ho intenzione di berlo comunque. Bene, vediamo, questo va qui, questo là. Ecco, finito. Un indicatore di carburante, perché sì. Vabbè. Beh, devo andare. Vado a mettere alla prova questo bimbo. Adios, amico. Notare che è a forma di... faccia di maiale, tipo, con tanto di nasone. Ma... c'è qualcuno collegato, molto bene. Sono un po'... E tra l'altro rimane il vino, non capisco perché. Il tamburo funga. Monte della Fenice. Andiamo al Monte della Fenice. Avremo tutto il tempo dopo per fare un po' di backtracking e raccogliere tutti i forzieri, diciamo. Qua è meglio salvare, però, eh? Esatto. Tipo, no. Allora. Tanto non mi serve più afferrare i maiali, perché l'esperienza di fuoco ce l'ho al massimo. Ma... vi giuro che io ho cercato anche online delle altre guide, appunto, in questi giorni, per vedere se qualcosa è stato magari stato aggiunto, no? Nel tempo. Ma non c'è niente riguardo l'esperienza di vento e l'esperienza di acqua. Anzi, ho trovato più di una guida in realtà online che era copia e incolla di un'altra guida presa da un altro sito, quindi... Dov'è il tamburo funga? Quindi se esiste un modo per far spawnare il pesce poderoso e fare l'esperienza d'acqua e di vento, nessuno online l'ha trovato. Cioè, Tombi è una roba talmente sporadica e rara da trovare online in maniera precisa, che l'unica persona che l'ha fatta, poi gli altri hanno fatto copia e incolla, facendo un sito a loro volta, una guida a loro volta. Melassa. Allora, Baron. Foresta degli gnomi. Ascoltate, però io non voglio rimandare questa cosa, perché voglio farla subito, in modo da avere poi certe cose da subito. Cioè, non rimandarle fino alla fine, che soltanto alla fine poi le tengo. Quindi vediamo. Sono un po' indeciso in realtà, non è che non mi ricordo bene. Ciao, Reptile. Buonasera. Benvenuta. Sono contento che tu ci sia, in realtà, perché mi chiedevi, ma rimarrà grigio fino alla fine, Tombi? Teoricamente no, ma... sono un po' indeciso su cos'è che lo fa... gli fa prendere i poteri, quindi... ora? Sì, a parte questo... alla faccia 5000. Sì, ok. Ed è davvero gigantesca in realtà. La torre di fiori. Sì. Immaginavo. Immaginavo. Infatti mi sorprende vederti qui.
Ho detto, non passerà neanche stasera, figurati. Wow, grazie alle statue della carità, guarda. Le gemme sono enormi adesso. What the fuck. Comunque, curioso, ma ti dirò, guarda, io in teoria posso entrare. C'era un evento, tipo, dovevo avere abbastanza AP per entrare, ma a quanto pare li ho. Pesce sacro. Appunto, avevo abbastanza P per entrare, ma il pesce sacro teoricamente può essere che il pesce esoterico sia quello. A vedere una cosa, eh. Wow, due persone online, bellissimo. Ma ah, il pesce sacro è quello del... Vabbè, ok. Quello che mi dà il vecchio di 10.000 anni è il pesce per avere il potere di correre, saltare, eccetera. Il pesce sacro invece è quello che ti dà tutta l'esperienza al massimo. Va bene così. Baron, dov'è qua? Il monte della Fenice? Nido della Fenice. Andiamo a prendere subito i gioielli, allora. Solo che vuol dire che appunto io devo fare tutti gli oggetti d'oro come prima cosa per prendere il pesce dal vecchio e avere il potere di correre, scattare qua e là. Dunque, Madonna, non ho idea. Oggi rimettermi a streamare e fare roba. Grazie. Rimettermi a streamare e fare roba, porca miseria, oggi è un... è una manna. Perché tipo ho lavorato 2 giorni su roba per Nier, come dicevo anche oggi. E rimettermi a streamare, a prendere in mano qualche videogioco è... Villaggio trucco. Bah, facciamolo dopo in realtà, visto che... Villaggio degli esordi. Foresta di tutti gli esordi. Andiamo a fare il dolcetto d'oro. Uff, per fortuna ho visto che non c'è tanta roba da tradurre ancora in italiano quanto credevo e temevo. Io oggi cambio gioco. Quindi l'hai finito? Ah no, hai deciso proprio che cambi proprio per il farming, come dicevi ieri. Allora, tombi. Va bene, non importa. No, devi entrare, grazie. Oggi è passata Shady in live, tipo quando ero su Demon's. È passata tipo 5 minuti prima della fine. Ho detto, ah, eccomi. Allora, tipo, io devo mettere qua robe per fare... Fiore di pianta carnivora. Dovrebbe finire l'evento, teoricamente. Grazie. Non l'ho trovato, ma almeno l'ho finito. Sì, appena ho tempo in settimana vado avanti col farming. Io sono contento che... Sembra che manchi qualcosa. Serve ancora un polvere d'argento per completarla. Sì, ce l'ho. No, pensavo anch'io per tombi prima. Infatti, porca miseria, dopo mi toccherà farmare per i nemici per aumentare la barra dell'esperienza. È una cosa che avrei voluto fare offline e mi sono dimenticato. Per fortuna... Dove cavolo è la polvere argentata? Dov'è, tipo qua? Per fortuna il pesce mi ha tolto il problema, perché altrimenti manchi ancora un melassa. Tu lascia fare Mizuno che ho tutto. Solo a trovarlo. Ecco, questa cosa della tastiera in realtà si sente, ho visto poi nella live. Artiglio di cocca. Li userai entrambi? Credo di sì in realtà. Serve ancora un spina di butamushi. Butamushi che credo che tra l'altro siano i specie di granchietti che c'erano alla torre di controllo. Ah, ma non giochi col controller? No, no, gioco con tastiera, perché il controller ha problemi con l'emulatore. Non chiedermi perché, ma con l'emulatore ha problemi. Allora tastiera. Tanto, cioè anni fa ero abituato a giocare con tastiera, figurati. Dente di tartaligatore. Giocavo a Final Fantasy, robe varie. Figurati, non è un problema. La cosa... Ah, bene. La cosa che fa strano alla gente è che io appunto per i tasti direzionali usi i tasti della tastiera numerica, no? 8, 4, 2, 6. Io con la tastiera sono impedita. Ci ho fatto l'abitudine, più che altro. Ah, prendine due.
Prendine due. No, la gente è abituata più che altro al game. La gente abituata al gaming su PC è abituata a muoversi con WASD. E quando dico ma solo io mi muovo con 2, 4, 6, 8, mi fa tu sei il male. Mi dispiace, sono abituato così. A destra i numeri per le quattro direzioni, a sinistra invece i tasti per le azioni. Sono abituato così. Alleluia, sono guarito. Guarito. Hai portato questa medicina per il raffreddore per me? Sì. Ok, dov'è il trucco? Cosa vuoi da me? Niente, veramente? Grazie, è la prima volta che qualcuno mi dà una medicina sentendomi starnutire. Ecco, tieni. Vita massima più una? Più uno? Quanto sarò? 12-13 HP, credo. Ehi, dovresti essere a combattere in medico. Ok, va bene. Quindi, ecco, io voglio andare. Sono indeciso, devo vedere quanto formaggio ho in realtà. 12 HP. Ce ne sono ancora 4 da qualche parte. Formaggio ne ho 7, abbiamo detto l'altra volta che non era sufficiente. Ora in realtà io so cosa devo fare qui per trovare tutti e tre gli eventi. Devo finire la corsa con... Allora, intanto dov'è la lancetta del carburante? Ok. Devo finire la corsa con più di 29 secondi o meno di 29 secondi, o meglio, devo fare magari 30 secondi per dire, poi devo fare circa 29 secondi o meno, circa 27 secondi o meno e circa 25 secondi o meno per ottenere le tre medaglie. Solo che se passi già la medaglia d'argento, per dire, perdi l'evento di quella di bronzo e vorrei farli tutti e tre. Appunto, 24,96 è il coso della medaglia d'oro. Ah, tu sei in gara? Innanzitutto raggiungi il traguardo prima che il tempo sia scaduto. C'è la sirena alla fine. Il traguardo della pista sterrata da motocross è vicino allo scoglio dove canta la sirena, esatto. Ha sentito dire che la sirena ti darà una medaglia se batterai i record precedenti. Sì? Bene, sei già pronto? Dai, il tempo sta per scadere. Allora, io qua salvo. Mi ricordo più o meno come si fa. Cosa è meglio fare e cosa non fare. Tipo, questo era meglio non farlo. Poi vabbè che voglio anche magari raccogliere un po' le varie cose, perché fanno sempre comodo. Tipo, so che se prendo contro i nemici vengo rallentato. Se cadi in acqua sei rallentato. Solo che mo aspettiamo un attimo. Perfetto. Benissimo, adesso mi dà il primo evento. Si tra l'altro cartello sirena. Cioè, sirena. E si finisce qui. Su. Ecco i risultati. Appunto, questi sono i record che devi battere se vuoi le tre medaglie. E tra l'altro la cascata della giungla è geniale, perché adesso vedremo. Appunto, non c'è la sirena. C'è soltanto se ti deve dare il premio. Ok, tombi. Adesso io se vado fuori da qui... Vai. Dicevo, la cosa della giungla, che la sirena perde la collana vicino all'entrata del villaggio trucco, che tra l'altro il villaggio trucco, l'entrata, cioè l'uscita, ti porta alla cascata. È geniale, perché in realtà ti porta... Madonna, ma ti toglie anche vita la cosa, la gara? Mi ha preso un po' alla sprovvista sta cosa. Adesso volendo io posso risalire di là dalla cascata, che non c'è più la cascata, e posso entrare al villaggio trucco a piedi. Cioè a piedi, insomma. Qua ci sono a piedi, vero? Sono un po' interdetto però. Ecco, dolcetto d'oro, tipo io quanta roba... Mi mancano la medaglia. Ah, il seme d'oro. La foglia d'oro, tipo, che devo far fiorire... Oddio, devo far fiorire la foresta, la roba. No, aspetta, non qua. Devo, tipo, tornare al villaggio degli gnomi
devo andare a prendere dei semi alla torre di controllo, portarli a giardino, uscire e rientrare, così fioriscono e viene fuori la foglia d'oro, tipo il seme d'oro, non mi ricordo bene cos'è. Allora. In questi momenti però, tipo in Tombi, no? Che non è pensato per essere quel tipo di gioco. Mi mancano cose come in Pokémon, che tu vai al centro Pokémon e c'è... Cioè tipo hai volo, vai al centro Pokémon, entri... Ah, curami! Fatto. Cioè, in realtà c'è la casa stregata, però ogni volta dovrei andare alla casa stregata e entrare nella stanza. Allora, lancetta del carburante. Mi ricordo che l'oro è particolarmente complicato da fare, tra virgolette. Oddio, particolarmente complicato? No, ma è un pelino da fare. L'argento si può. Infatti, dicevo, il bronzo, l'argento se lo fai salti direttamente il bronzo. Ora. Aspetta un attimo, però, eh. Ok. Sì, sta per scadere il tempo, va. Namo. E tra l'altro il percorso a un certo punto si divide. Mi pare che devo premere super. Cioè, devo premere su per andare nell'altro percorso. È una cosa strana. Tipo qua, mi pare. Esatto. Ali della carità presa. Sono sicuro che mi servirà molto un'ala della carità, avendo Baron che mi porta un po' dove voglio. Vabbè. Ah! Zyroth. Non so come si pronunci, ma grazie. Anche se in questo momento me lo merito fino a un certo punto, ma... Dai! Ok, ho il bronzo. Grazie comunque. È stato quello che mi ha dato lo sprint per prendere il bronzo, sicuro. Ora, se io vado... Non uscire, Tombi. Se io vado qui dovrebbe esserci la sirena che mi dà il bronzo. Non si muoveva però, Tommy, è successa una cosa strana, eh. Tommy, cosa succede? Ah, grazie, Reptile. Grazie. Ah, sono un imbecille. Scusate. Minchia, no, tu lascia fare. Cioè... Solo che sono uno scemo. Ho preso troppo sotto gamba il record da battere, diciamo. Pensavo fosse poco meno di 29, invece no, è poco più di 28. Porca miseria, quanto... Oggi mi sono ricordato. Grazie, no, figura, ma minchia, ogni volta che lo fai, Reptile veramente... È un aiuto e anche piacevole, perché... Fa piacere che la gente dica, ah, ma questo qua vale la pena di ostarlo. No! Mi fermo troppo, non sono abituato a fare sta cosa. Perché sono abituato, cioè, non sono abituato a fare gare in cui mi devo fermare per far passare il tempo e poi ripartire. Cioè, chi di noi è abituato mai a farlo? Tra l'altro vado un po' di qua, più che altro per raccolgo vagamente un po' di robetta che c'è qua, o almeno ci provo. Su? Ma ora devo capire come metterlo automatico. Ma guarda, devi andare sulle impostazioni nella dashboard, no? Dove in alto a destra c'è scritto raid, hosting, eccetera, eccetera. Dai! No, maledetto. Se tu vai sulle impostazioni, cioè sulla rotellina delle impostazioni lì dove c'è scritto host e raid, ti porta appunto nelle impostazioni dell'utente, diciamo, del tuo account. E tra le varie impostazioni c'è gestisci lista hosting, tipo. E gestisci lista hosting, puoi mettere... mettere in hosting automatico. Dai. Dai, su. Corri. Sarà tostarella a fare. No! O sì. O sì. Spero di sì. Spero di non aver preso direttamente il bronzo. 26. Ho fatto 26 erotti. Quanto fa? Mierda! Perché non riesco a fare il tempo troppo... Ah, ok, dopo dal PC guardo, che ho dal telefono, non credo... può essere.
perché certe cose sono fatte per PC, altre PC sono fatte per smartphone o comunque per mobile. Infatti io sclero con Instagram perché è una merda sul PC. Cioè è stupido. Cioè è pensato per essere gestito a merda Instagram, perché è pensato per fare cose ad cazzum, ma se devi usarlo in maniera professionale e seria, diciamo così, no. Funziona per fare cose leggere. Da facciamo la strada normale. Quindi sì, capisco. No, dicevo, perché non riesco a fare un tempo che faccia abbastanza schifo, ma che non sia, ma che sia anche abbastanza buono. Cioè questa cosa è, si può dire perplimente? Cioè non penso che si dica perplessante, penso che si dica perplimente. Perché che per le cose in... sì, ho capito, ma quando devi mettere, cazzo, devi mettere dei, dai. Ok. Quando devi mettere degli hashtag, non li puoi mettere a... cioè puoi metterli a PC, ma non vengono tipo come su mobile, che ti viene una lista e tu lo scegli e l'hashtag si attiva. Su PC li scrivi e basta, e non mi dà la conferma poi in realtà che siano scritti. È come scrivere ciao, non lo prende come un hashtag su PC. Viceversa, su mobile lo puoi fare, ma è una merda da gestire con la tastiera e tutto il resto. Ora c'è la sirena, sì, grazie. Ciao, sei molto veloce. Congratulazioni, hai vinto la medaglia di bronzo. Ok, grazie. Voglio medaglia d'argento adesso, che è quella che prenderò. L'oro sarà un po' più... Un'altra cosa, poiché sei il primo a battere il record... Ah, mi dà vita massima più uno? Grande, siamo a 13 HP. Io da PC non l'ho mai usato. E io vorrei usarlo da PC perché farei prima più che altro. Senza dover prendere anche il cellulare, scrivere sulla tastierina piccolina gli hashtag. Faccio molto prima tastiera. Bene, la prossima volta punta la medaglia d'argento. Buona fortuna. Grazie. Grazie altrettanto. Circa. Tra l'altro voglio vedere poi... Allora, medaglia di bronzo. Ok, Baron. Foresta di tutti gli esordi. Voglio vedere poi sulla live in realtà come viene fuori la chat, perché non ho mai fatto test così approfonditi per capire esattamente quant'è la grandezza di una riga e quindi qual è il valore esatto a cui magari impostare la grandezza della chat, perché non venga mezza riga tagliata, per intenderci. Ok. Ah beh, giustamente mi ha curato perché mi ha dato vita massima più uno, che è una cura che però ti aggiunge anche un HP, giustamente. Ora, dicevo, l'argento dovrei prenderlo senza problemi. L'argenzo. Il piatto d'argenzo. Dove posso trovare il gioco? Allora, diciamo che online puoi trovare l'immagine del disco. Non mi ricordo, cioè non mi ricordo il sito da cui l'ho scaricato, però ho fatto una prova, ho detto mi sembra affidabile. L'ho scaricato e vabbè, ti ci vuole poi l'emulatore. Solo che tombi, cioè, lo trovi per carità, per trovarlo. Solo che... Non è detto che tutte le ROM siano... Io per esempio avevo una... Io la chiamo ROM, ma è per intenderci che la chiamo ROM, ok? Avevo una ROM di tombi. Più che altro vorrei evitare virus. Infatti, è per quello che dico mi sembra affidabile, eccetera, e allora l'ho scaricato da là e andava. Ora come ora non ti saprei dire il sito, so soltanto che c'era un po' di immaginine di tombi, era scritto abbastanza colorato, eccetera, eccetera. Mi sembrava abbastanza affidabile, mettiamola così. Ok, argento fatto. No, ma che... però ha ragione, non si sa mai cosa trovi online, proprio perché la gente cerca di tutto. La gente cerca di tutto, allora facciamo siti pieni di virus, eccetera, perché tanto la gente viene anche qua. NFSU co... NFSU2? Che cos'è esattamente, un emulatore? Cioè io avevo una ROM, chiamiamola ROM appunto di tombi, che teoricamente tempo fa andava, però ho dovuto appunto riscaricarlo perché non andava più e non so perché. Ed è per quello che ti dico, appunto, ho trovato un sito affidabile, perché me lo ricordo perché l'ho fatto recentemente. Farò una ricerca allora. È da anni che non uso un emulatore. Anch'io, perché il mio PC aveva problemi, ma... Un miglioramento notevole, non male. Congratulazioni. Ecco la medaglia d'argento. Voglio medaglia d'oro. Sì, esattamente. No, guarda, io è da anni che non usavo un emulatore perché il mio PC precedente aveva problemi. Ah, capisco.
Su quello non ti so dire perché non ci ho mai giocato, quindi neanche io ho effettivamente Need for Speed che funzioni. Posso pagare per l'oro, ok, chiaro. Io scappo a studiare un'oretta. Dai, buona fortuna, comunque. Dai, soprattutto. Ci vediamo dopo, però, Più tardi passo. Ok, va bene, anzi, non ho mai visto coso. Non ho mai visto Dragon Quest. Io ho visto solo Dragon Quest 8. È strano che ogni volta che sento parlare di Dragon Quest senta parlare di Dragon Quest 8. È un po' come Final Fantasy 8, lo conoscono tutti, perché ha avuto successo a quanto pare. Penso sia così anche per Dragon Quest, non lo so. Baron, Foresta degli Esordi. Comunque sì, passerò dopo, dai, tranquilla. Non c'è problema. È triste però la domenica sera mettersi alle 9:30 a studiare, cioè, però capisco anche, non ho aperto lì, so cosa vuol dire. Ho brutti ricordi dei libri. Minchia, un giorno probabilmente recupererò anche qualcosa di Dragon Quest. Probabilmente, non ho detto sicuramente. È un po' come Zelda, forse un giorno recupererò anche Zelda. Ora come ora sto pian piano cominciando a recuperare Kingdom Hearts. Già quello è qualcosa. Purtroppo mi tocca. Sì, lo so. Purtroppo lo so. Ora mi preoccupa molto la gara per l'oro. La gara per l'oro, mi ricordo che devi essere perfetto, preciso, fare esattamente quei... Potrei metterci qualche tentativo in realtà, perché mi ricordo... Aspetta, Zelda devi... Attenzione. Ok, la riga non esce tagliata, magari esce tagliata l'immagine, ok. Grazie per l'emote comunque, mi ha dato una conferma. A dopo, dai. Dai, è forte. Ok. Buona fortuna. Perché per loro la gara è piena di trucchetti, di piccolezze che devi essere... attentissimo a quello che fai. Non gioco a Tombi da anni ormai, anche se ho finito entrambi. Non ho mai giocato. Ho giusto iniziato io Tombi 2, eh. L'ho giusto iniziato. Appena iniziato, poco dopo l'ho lasciato lì. Ma anni fa ancora. Infatti, dopo questo, penso proprio mi rimetterò su Tombi 2. Attenzione, si può fare. Si può fare. Ho visto che è molto più tridimensionale come mappa, però. Credo, almeno all'inizio. Aspetta un attimo, però. Almeno all'inizio mi sembra che sia molto più tridimensionale. Tipo, ecco, un trucchetto che io mi ricordo è che mentre salti verso delle salitine, dossi, robe varie, devi anche raddrizzare il go-go car. Mi piacerà, fidati. Speriamo. In realtà mi sembrava complicato all'epoca, non avevo esattamente gran voglia di... prenderlo in mano, mettermici lì, eccetera. Però recentemente ho scoperto una cosa. Ovvero, tempo un anno fa, credo, avevo iniziato Kingdom Hearts Birth by Sleep. È stato il primo Kingdom Hearts che abbia mai effettivamente cominciato. A livello videoludico, intendo proprio. Sì, è stupendo, dopo anni. Ok, voglio fidarmi. Ci spero, in realtà. Perché giocare Tombi dice mi piace, e poi non giocare il 2 perché dici no, mi fa schifo, è triste come cosa. Cioè, definitivamente. Per 5 centesimi! Questa gara non l'ho mai finita. Io sì, però appunto, come vedi, non è così facile. E quindi dicevo, avevo iniziato Kingdom Hearts Birth by Sleep e non mi trovavo molto, nonostante. È un po' action, ok? È un action JRPG, eccetera, va bene. E per varie cose non mi ci trovavo bene. Recentemente ho preso in mano Birth by Sleep, dopo appunto più di un anno. Non ho fatto niente di diverso. Ecco, l'unica cosa diversa che ho fatto effettivamente è che allora l'avevo cominciato, credo, con Aqua. Ma credo per provarlo, non mi ricordo bene. Invece adesso l'ho ricominciato da capo, con Ventus. Mi ci trovo. Sono un pirla però perché sto perdendo tempo. Se ti è piaciuto questo, sicuramente apprezzerai il secondo. Va bene. L'unica cosa che devo appurare è se questo PC e questo emulatore recente che ho scaricato supportano il gioco che ho di Tombi 2. Altrimenti dovrò cercare
di farlo funzionare o comunque di scaricarlo da qualche altra parte dove possa funzionare. Vediamo. A me piace la trama, o meglio, mi piace a tratti la sua trama, mettiamola così. No, troppo tempo. Devo trovare il modo di saltare la zona d'acqua in maniera coerente e ottimale. Si può fare, è quello che mi frega tantissimo. La trama di Kingdom Hearts in realtà mi piace. Tombi 2 capolavoro mondiale di sempre per sempre. Minchia, se siete in due a dirlo vuol dire che veramente mi sono lasciato scappare qualcosa anni fa, No, comunque Kingdom Hearts appunto. Dai. Grande. Merda. È stato quel minchia di maialino lì che il Gokokar non ha voluto saltare. E quindi dicevo, Kingdom Hearts in realtà come trama mi piace, anche se, cioè, io odio Sora più che altro. Perso troppo tempo. Io odio Sora, cioè, fino all'ultimo io ho tifato per Xehanort. Pensavo, sì, va bene, fermeranno Xehanort, ma io voglio che per fermare Xehanort debba morire Sora. Quello che volete, ma... Evviva Xehanort per sempre, perché... Più che altro non è tanto evviva Xehanort, è... Cioè, più che altro io a oggi in tutta la trama di Kingdom Hearts dico gli unici maestri Keyblade veramente degni sono Xehanort, Aqua, Riku e Miki. Dai. Merda. Per poco, sempre per quel pochino lì. C'era... È vero, c'ero quasi. Sì, lo so che il tuo c'era quasi, in realtà era di prima, ma... Quindi mi sta sulle palle, soprattutto, come ne ho già parlato altrove, porca miseria, che c'è gente che trova simpatico Sora, è simpatico, è caruccio, è sorridente, è allegro, eccetera, eccetera, no? Però Sora io lo trovo un personaggio banale, tutto muscoli, niente cervello, che fa l'imbecille di qua e di là, cioè l'imbecille, non è che si faccia l'imbecille, fa un po' troppo lo scemo e lo stupido, a volte non ci arriva neanche con la testa, tra virgolette. E la gente però lo adora. E non capisco poi come facciano a criticarmi i personaggi di Final Fantasy come Noctis e Snow, che invece per quanto facciano un po' gli scemotti a volte, i bonaccioni eccetera, sono personaggi più profondi, più seri, maturi, che hanno subito anche delle perdite, quindi dice è un personaggio più profondo, serio. Dai! Porca puttana, per un decimo! E quindi come fai a dirmi che un personaggio... Come Sora lo apprezzi, ti sta simpatico, e un personaggi invece come Snow e Noctis ti fanno schifo. Cioè, io questa cosa non la concepisco. Sarà che io preferisco cose un po' più mature, un po' più... Non per forza serie, nel senso che devono essere sempre tetre, tristi e robe varie, ma un po' più mature, ecco. E appunto, quando è arrivato Kingdom Hearts Birth by Sleep, dicevo, fin qua Kingdom Hearts non me ne è mai fregato niente... Ma alla fine Final Fantasy XV ha dei personaggi... Aspetta un attimo, Poi tra l'altro possiamo parlare di Final Fantasy XV, ne possiamo... Merda. Purtroppo la storia all'inizio era raccontata male, ma era comunque bella. A parte che il film è una cosa spettacolare, cioè... Cioè, non è il film più bello del mondo. Però, in quanto Final Fantasy, quel film è stupendo. L'acqua ti rallenta parecchio, prova ad andare... ma anche dall'altro lato... Cioè, il problema è che l'acqua ti rallenta. Ma se la prendi giusta, no. Se rimbalzi giusto, tipo così. Grazie, peggiore. Ecco, adesso sono... Ce la posso fare? Devo fare più o meno di 90... Cioè, devo fare meno di 96 o anche 96? Questa cosa non mi è chiara. Perché non ho mai fatto 24 e 96 spiaccicati. Cioè, precisi. Sirena, lei che cosa dice? Mi dai l'oro, per piacere. O devo fare 24,95? Sì! Questa cosa è pubblica e registrata. Ho fatto 24,96 precisi. Va bene così. Devi essere il campione di tombi motocross più veloce del mondo? Credo che i tecnici di tombi debbano proprio con me. Ops, ma che sto borbottando. Comunque da oggi sei tu il campione. Grazie. Il gioco, ma non l'ho mai finito. Sai che in realtà io ho trovato online l'ultimo... Più in alto. Punta sempre più in alto, ma in realtà lei stia buona lì.
Per finire, due frasi. Allora, Kingdom Hearts Birth by Sleep è arrivato, ma all'epoca... Grazie. All'epoca, tipo, c'era Kingdom Hearts 1 e 2, mi interessavano fino a un certo punto. Io, sì, vabbè, Kingdom Hearts, ok, caruccio di qua, caruccio, niente di che. È arrivato Birth by Sleep, soprattutto col finale segreto di Kingdom Hearts 2. E ho detto, no, vabbè, questa è roba, cioè... Il finale segreto di Kingdom Hearts 2 è sopra anche al finale di Kingdom Hearts 3, non esiste, cioè, perché finalmente dico, porca la miseria, dei personaggi seri sembravano, perlomeno, perché i maestri Keyblade con l'armatura che combattevano, un vero combattimento da cavalieri, da guerrieri, e vedevi sto vecchietto qua e dicevi, che cazzo è sto qua che sta facendo il culo da solo a tutti e tre? Sora, ma fatti da parte, porca miseria. Infatti Aqua, che poi sigilla Castle Oblivion, la terra di partenza, e pure toglie pure il sigillo. Ogni volta dico, Sora, guarda, questo è maestro Keyblade, tu sei una pippa. Questo è per finire Kingdom Hearts. Per quanto riguarda Final Fantasy XV, invece, ieri sera è uscito, cioè sono tornato a casa ieri sera all'1:30, accendo il PC, ah, è uscito il prologo di Episode Hardin. Va bene. Cosa mi manca d'oro? Ah, i semi. Devo andare alla foresta degli gnomi, alla torre di controllo. Episode Hardin. Cioè, più che altro Episode Hardin sarà un mind blow, mezzo mind blow. Cioè, ieri sera ho visto il prologo, che è appunto un capitolo anime. E a parte che è un po' salterino, nel senso che prima ti mostra un po' di cose che sembrano avere una coerenza tutte di fila, e poi è come se ci fosse proprio una parte centrale in mezzo che salta completamente, e arriva una scena dopo dove dici, ma che cazzo stai succedendo? Cosa succede? Cosa stai dicendo? Cioè, Somnus, per come lo fa vedere il prologo, cioè, Somnus, devi morire, cioè, viva Hardin per sempre. Lucis, muori. Dice, Noctis, mi dispiace per te, sei capitato nel regno sbagliato. Anche, probabilmente, come si chiama? Hardin è essenziale un Gesù, ma più rancoroso. Ma minchia, ma a maggior ragione, cioè, io adesso non voglio... Merda. Cioè, io parlo per quello che ho visto nel prologo, ok? Quello che ho visto nel prologo, appunto, è un Hardin che è veramente tipo Gesù, non gliene frega un cazzo di diventare re. Tutto... Certo, fa molto Vangelo, comunque, che... il re dei giudei, no? Il re dei giudei, appunto, che però non era suo interesse, appunto, Gesù, essere un sovrano, eccetera. Era più che altro una sorta di destino metaforico, eccetera, bla bla bla. Hardin è così praticamente, almeno ci viene mostrato nel prologo, che prima è così, non gliene frega niente di diventare re, eccetera eccetera. Poi a quanto pare gli ha detto, sei stato scelto dagli, non dal cristallo, dice era. Ok, dice era, non ha una volontà sua il cristallo. Vorrei coltivare dei fiori in giardino. Prima che arrivassero i maiali la foresta era piena di semi. Ora tutti i fiori sono appassiti. Ho la sensazione che i maiali cattivi non siano la sola causa. Ma infatti ha ragione, poveretto. Quando è uscito Final Fantasy XV sul mio profilo Facebook con degli amici laureati in Giappa, abbiamo analizzato ogni aspetto del gioco, anche gli artbook dove Hardin è ritratto in scene che fanno molta... sì. Ma ogni tanto si ispira a certe cose anche Final Fantasy. Semi di fiori. Teoricamente devo fare avanti e indietro. Ma... cioè, appunto, poi salta una parte, no? Perché... ecco, pianto un giardino. Io adesso teoricamente vado fuori e dentro e trovo il coso d'oro. Salta una parte e subito dopo vedi che appunto che Hardin sta andando altro. Tra l'altro ho detto quanto è smacco, quanto è anche metaforico il fatto che finché Hardin va sul trono, va verso il trono, ci sia sopra il brano Somnus. Come dire, in realtà sì, ci sei tu, ma in realtà... devo per caso uscire dal villaggio? Quanto è metaforico e quanto è smacco il fatto che ci sia il brano Somnus sopra alla scena in cui Hardin va al trono. E poi appunto arriva Somnus dal niente. Però te lo fanno vedere poi con... dopo il prologo fanno vedere delle piccole scene trailer che saranno del DLC, in cui fanno vedere che comunque nel frattempo è successo qualcosa che nel prologo appunto non è stato fatto in forma anime. Non ti spiegano bene cosa è successo, però appunto nel momento in cui sale al trono arriva Somnus così a caso e fa, ah, è il traditore, no, io sono stato...
poveraccio alla fine ha salvato un mucchio di gente dalla Scourge, comunque sì. E a causa della sua bontà è stato giudicato impuro dal cristallo, se non ricordo male, era ancora il minimo. Ma non solo, cioè, il problema è... Adesso, probabilmente da quello che dici, credo che tu non abbia visto il prologo. Cioè, allora, c'era... Fatemi vedere una cosa, perché vorrei capire un attimo come funziona questa cosa. Pianta un... Però stai parlando col bambino, fiorisce venendo qui a raccogliere il fior d'oro... Qualcosa non mi quadra. Beh, no, il prologo non l'ho visto. Se è uscito di recente. No, infatti è uscito ieri, tipo. Questo è quello che si capiva dal gioco. No, infatti, ma ieri è uscito il prologo e ci sono un po' di cose che fanno propendere sempre più per... Dov'è qua? Per Ardyn. Cioè, voglio capire cosa metteranno poi in episode Ardyn per farmi pensare... no, vabbè, allora sì, Ardyn, vabbè, a un certo punto ha perso la ragione, ha perso il lume e ha superato il limite. No, paio di palle, perché ha maggior ragione. Ci sono un po' di cose strane, tipo come ha fatto l'impero ad andare a Angelgard, in teoria è sigillata che non ci può andare nessuno, e ci ha sigillato a maggior ragione Ardyn. Come ha fatto l'impero ad andare a liberarlo non si sa, ma a parte quello, maggior ragione, cioè, datemi una mano per vendicarmi. Pianto in giardino ce l'ho, ma foresta dei 100 fiori, io teoricamente l'ho... C'è qualcosa che non mi quadra. Ma tuttavia, andiamo a fare altre cose intanto. Baron, foresta, il molo vacillante. Era che era l'oracolo al tempo. E quindi dicevo io in teoria, quindi è la regina sciamana. Perché tra l'altro è la fidanzata di Somnus. E io mi ricordo dalle robe di narrativa in game che appunto Somnus... Il primo re teoricamente aveva avuto una compagna che era la regina sciamana. Quindi teoricamente era. Il problema è che, appunto, cosa succede? Succede che nel momento in cui lui fa per ascendere al trono, arriva Somnus, dice: sai, lui, eccolo qui, il traditore. Combattono perché Somnus lo attacca. Fa: rinuncia al trono. Ti mando una richiesta, amico Twitch. Se dopo ti passo il link per guardare. Ma certamente, ok? Assolutamente. Certamente, dopo mi ricordo. Quando guardo dopo sicuramente ti mando il link. Ma sono un po' stordito e perplesso dalla cosa più che altro. Baron, andiamo al villaggio. Dalla cosa dei semi d'oro sono stordito. Che appunto combattono perché Somnus lo attacca dicendo che è un traditore. Perché? Prima di tutto, cosa è successo nel mezzo che hanno tagliato? Perché si passa da: ah, il cristallo ha scelto lui, alla scena dopo: ah, ecco il traditore. Non il cristallo, gli dèi. Perché appunto dicono nel prologo: no, il cristallo non ha una volontà sua, sono gli dèi che scelgono il prescelto. Villaggio, foresta dei gnomi, villaggio dei gnomi. Quindi Somnus attacca Ardyn perché non vuole rinunciare al trono. Fa: no, sono stato scelto come re. Adesso cosa accade? Non si sa cosa sia successo nel frattempo, ok? Fondamentalmente però Somnus lo attacca. Tra l'altro lo ammazza. Come hai visto nel gioco, non puoi ammazzare Ardyn così facilmente per motivi ovvi. Nel frattempo Hera si mette in mezzo e muore anche lei, a quanto pare. O non muore, ma quasi. Ma c'è qualcosa che non mi quadra, Non è che non ha... No, io ho usato i semi. Che minchia... C'è qualcosa che mi sta sfuggendo e che probabilmente non mi sono scritto nella guida, Sì...
Sì, vabbè, questo spiega come funzionano i maiali. Quindi dice, ma fanculo, a maggior ragione, vaffanculo Lucis, vaffanculo Somnus. Perché appunto ha fatto, a momenti fatto fuori il suo fratello e allo stesso tempo fatto fuori anche, cioè era proprio schizzato Somnus in quel momento da quello che si vede. La gente è stupida perché vede che ha l'oscurità, Ardi, no, no, è un mostro, sì, però intanto ha salvato il culo a tutti finora. Infatti prima la gente era, ah, nostro signore, nostro re, bla bla bla. E dopo, ah, aiuto, un mostro! Tra l'altro hanno usato una cosa strana. Fammi vedere una cosa, però. Allora, se io faccio così, ok? Eventi. Mancano 6 eventi. Anzi, no, li ho trovati tutti. Li devo solo completare. Questo si completa con il fine del gioco. Questo, tra virgolette, idem. Questo anche. Pianta un giardino. Pianta un giardino che mi... I 5 oggetti d'oro, poteri blu nascosti. Facciamo un po' di backtracking. Se non riesco a finire quello d'oro, pazienza, però volevo farli tutti. Mi sembra strano che non funzioni. No, aspetta qua. Vecchio stagno. Ho notato una cosa strana, dicevo. Ovvero che a momenti... Somnus ha tipo il vestito, il mantello, diciamo, regale che hanno poi Regis e poi Noctis, eccetera, no? Con la cinghietta d'oro, eccetera. Somnus con la pettinatura che ha e il mantellino di Noctis, dei Lucis, Telum, dei re, somiglia vagamente a Noctis. Ho detto, non è che è per quello anche che ce l'ha con Noctis Ardyn, perché gli ricorda suo fratello. Beh, è un deficiente, tra virgolette, un principe inetto. Gli ricorda suo fratello ed è un discendente di Lucis. Porca miseria, ha 3 ragioni per odiare Noctis. Certo, poi bisogna vedere come si mette il DLC in realtà. Spero che non... Per gusto mio, spero che non trovino modi per farti stare antipatico Ardyn, diciamo così. Perché anche Caius, per dire, Caius lo capisci che ha superato il limite, però ti piace lo stesso in un certo senso, se ti piace. Perché lo capisci, cioè empatizzi col personaggio e dici... è un personaggio con una sua morale. Ma se io facessi così... Il braccialetto d'oro del nonno, se non sbaglio, lo acquisisci appena... Sì, esatto. Appena dopo i titoli di coda, tipo, quando fa... tipo game over o comunque subito prima. Prima di darti i dettagli, i dati di gioco finali, quanto tempo ci hai messo, quanti eventi hai finito, eccetera. Tombi, in realtà, io da solo avevo trovato 129 eventi. Non sono sicuro, è anni che non gioco. No, appunto mai, come dici tu. No, quello che volevo dire in realtà è che mi mancava un evento. Io in realtà non volevo venire qui, volevo andare qua fuori. Perché c'è un forziere che forse non ho aperto. Mi mancava solo un evento da trovare, che è quello del gas di fiore di pesco, che ti fa trovare il maialino coma. Ed è una cosa tecnica particolare che... sì, la trovi per culo. Anche perché il tizio che ti chiede il maialino non è che ti... Ecco, appunto. Ah, lascia fare. 14. Potrei andare a Piazza della Carità. Oppure no. Andiamo di qua. Ah, ora che ho sistemato la foresta sono tornati anche gli spuntoni. Benissimo, buono a sapersi, no? Allora, calma. Qua ci sono dei forzieri da aprire, se non sbaglio. Mi mancava appunto la cosa del... Perché più che altro il tizio del villaggio di Bacco non ti dice portami il maialino coma e parte un evento. Dice, hai mai visto un maialino coma? Fine. Cioè, se ne trovi uno portamelo. Fine, non è che parte un evento. Quindi dicevo, boh, sarà una roba a caso. No, esiste l'evento del maialino coma, solo che non parte lì. Dice, perché mai non dovrebbe partire lì? È stupido. Ancora di più mi perprime il fatto che ci sia spazio, diciamo, nella lista. Ci sia spazio per 140 eventi, ma ce ne sono 130. Cioè rimangono vuoti 10 spazi, non capisco perché. Cioè fai 13 pagine a quel punto, no? Dico io. O forse sono 10 pagine da 14, potrebbe essere. Campana millenaria, cioè da un milione di anni. E io con questo andrei di sotto. Così vado a Piazza della Carità.
fottiti. Anzi, facciamo una cosa. Ne approfitto. Piazza della Carità. Foresta dei funghi. Ma foresta dei funghi passo direttamente dietro. Così vado alla casa. Anzi, no. No, non serve neanche, perché foresta dei funghi arrivo direttamente dal fondo. Da lì vado direttamente poi... dov'era qua il forziere, mi pare? L'ho già aperto? Potrebbe essere in realtà, eh? Sì, mi dicono che l'ho già aperto, va bene. Allora vado alla alla foresta dei funghi direttamente dalla fine. Così vado alla casa a prendere gli ultimi tesori, ma giusto per fare il giro. Sta cosa del giardino dei semi d'oro mi... non c'è niente ovviamente, perché sono ancora grigio, sono ancora argentato, vabbè. Pum 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 pum. Pum 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 pum. Ok, via da questo luogo di insanità, o meglio, di pazzia. Grazie. Mi stupisce il fatto che non abbiano messo, tipo, una destinazione per questa cosa qui. Cioè, non potevano mettere la destinazione casa sulla spiaggia. Uno ci volava e basta, senza dover fare il giro col pescatore. Ora devo stare attento ai salti che faccio, perché faccio dei salti troppo esagerati. Più che altro vorrei gli oggetti d'oro, perché così riesco a essere veloce, robe varie eccetera, anche senza dover essere argentato. Baron, foresta degli gnomi. Vediamo, non so cosa lo faccio spawnare. Anche perché non mi manca tanta roba, mi manca il gioiello d'acqua, il braccialetto, il maiale cattivo, i sette amici. Cos'altro mi manca di eventi? Non me lo ricordo. Aspetta, non questo, ma questo. Eventi. Braccialetto. Maiale, ok amici, e ok questi si fanno con la trama. Pianta un giardino. I cinque oggetti poteri blu. Aspetta un attimo. Oddio, siamo amici. Sarò proprio dietro di te. Ok. Sì. Può essere che... sì, vabbè. Può essere che in realtà io debba parlare con quello gnomo e farlo diventare mio amico per far crescere il giardino, non lo so. Mi sembra strano. Però d'altro canto... grazie. Forse sì, forse era davvero così. Grazie. Allora, usa Baron. Villaggio trucco. Stanza di 10.000 anni. Così posso morire. E teoricamente posso usare il pesce per avere i poteri strafighi lo stesso. Devo fare delle prove però, perché non mi ricordo alla perfezione, al 100%, se funziona sta cosa o se c'è qualche malus. Buongiorno. Che luccichio, che splendore. Questi devono essere i 5 oggetti d'oro. Non riesco a credere che tu li abbia trovati veramente. Bene, allora scambiamo il mio pesce esoterico in modo giusto ed equo. Preciso. Perfetto. Il pesce esoterico ti conferisce meravigliosi poteri, ma un errorino può esserti fatale. Adesso ascoltami bene. L'uso del pesce ti farà correre più velocemente, saltare più in alto di prima. Ma se eccedi nell'uso, come il potere che ho adesso, che è identico, finirai dritto dritto giù nella valle, assolutamente. Quando i poteri del pesce non ti serviranno più, dovrai usarlo di nuovo. Ciò non ti farà tornare normale. Ciò ti farà tornare... ah, ok, quando lo vuoi togliere lo usi e basta, ok. In altre parole, fanno uso usato. Sì, vabbè, ok. Mi chiedo se qui ci sono altri pesci insoliti. No, non ci sono. Tipo, quindi, io potrei fare una cosa, per dire. Ah, già. Ah,
Aspetta un attimo, come funziona sta... Ok. È metodo rapido, ok, per risolvere la cosa. Come fai a morire velocemente così? Problema risolto. Così torna al colore normale, però i poteri. Non credo che mi cambi colore a qualcosa, in realtà è pesce esoterico, mi pare che ho ancora i pantaloni salterini, vabbè. Credo salterini. Ok. Tipo, pesce esoterico. Ah. Ma vera sta cosa? Cioè... Vera sta cosa? Ma allora non serve a niente, cioè. Serve per finire l'evento. Vabbè. Baron. Vediamo un po'. Foresta, foresta, foresta. Villaggio degli gnomi. Molo vacillante. Torre di controllo. Torre di controllo, mi pare che ho preso tutto. Piazza della carità, labirinto sotterraneo. Ho preso tutto. Non sai che è una piccola stanza. Ok, foresta dei funghi c'è da delirare, tra virgolette. Ok. Mi dispiace un po', è chiaramente un modo di farti capire che è quello status. Certo. Sì, esattamente, come per l'ombrellino, come per i gioielli, come per l'arma. Cioè, non è che ci volesse chissà che... Qua è un delirio. Fottiti. Allora, teoricamente questa cosa me la ricordavo, però è il caso di toglierlo subito sta cosa. Grazie. Allora, sopra non dovrebbero esserci altri forzieri, teoricamente. Fermi lì. Che maledetti, eh? Io me lo ricordavo che ci sono forzieri in posti bastardissimi dove ti devi aggrappare di qua, aggrappare. Tipo, lei si vuole aprire? Grazie. Ma ok. Fermo lì. Quindi in realtà è tutto secondo i piani, cioè stasera si finisce tranquillamente, Tombi. Tipo però qui. dicevo, tipo però qui. Lì mi perprime molto la cosa. Tipo, devo far così? Sì, devo far così. Era molto azzardata, ma vabbè. Quante vite, ma cos'è? Cioè, te le danno apposta, sanno che le perderai per prendere i tesori. Maledetti. Permesso. Anche questi sono fatti apposta per buttarci la polvere... Per farti dare il potere esoterico, appunto, no? Beh, abbiamo finito in realtà, abbiamo finito. Io andrei invece al Monte della Fenice. C'è un po' da finire, un po' di forzieri, roba varia. Cioè in realtà ora quello che faccio più o meno è quello, anche perché... Gioiello, allora, braccialetto, maiale, amici, gioiello d'acqua. Cos'altro mancava? Sono... eventi. No, mancano proprio quei quattro lì, quindi al villaggio trucco prenderò il gioiello e finirò l'ultimo evento. Facendo la trama finirò gli altri tre.
Allora, calma. Che basta un niente per... per finire... 18. Allora, calma. Io teoricamente devo andare sopra perché ci sono due forzieri da aprire. Un imbecille però. Mi pare che uno abbia... ma in realtà... Mi pare che uno abbia... cosa? Non dire. Perché? Uno dovrebbe avere un boomerang, tipo. L'altro non mi ricordo esattamente, eh. Certo che però sono un po' scemo. Ok. Qui se non sbaglio ci arrivo diretto sopra. Va bene così in realtà. Però credo che se salto giù ci siano effettivamente. È boomerang di ferro. Cioè in teoria se salto qua ci sono le vite, no? Giusto. Via. Perfetto. C'è un forziere forse che però non mi ricordo bene. Vabbè. Questo è... niente. Tipo qua sopra. Volevo evitare di perdere tempo con lui, ma... qua sopra c'era... esatto. Non mi ricordo bene cosa c'è. Ah! Lascia fare. Chissà dov'è l'ultimo HP. Allora, di là non c'era niente, tanto nella parte principale. Ok, questo dice sempre le stesse cose, però è tornato normale. E quindi ci si avventura nelle cave di lava, che anche quelle non sono esattamente ospitali al massimo, ma... sono un po' rognose, tra virgolette. Calma. Molta calma. Ma tipo ho visto male o... sì, ho visto malissimo. Perfetto. Scusate. In realtà non mi serve a niente, ma lo apro perché sì. Il problema è atterrare poi. Dicevo. Facciamo così. Problema risolto. Ora devo stare solo attento a dove metto i piedi perché meh. Certo che devi... sono in piedi sopra... sono in piedi sopra un forziere. Sì, sono anche un po' imbecille, però quello è un altro discorso. Tac. Ora, teoricamente, io dovrei fare... dicevo, dovrei fare così. Solo che sono un po' circondato. Ma non c'era un... scusate un attimo, ma non c'era tipo... questo, dicevo. Mi sembrava strano, dicevo, non c'era un forziere dorato. Dorato, tra virgolette. Ah. Così, cioè non serve a niente. Vabbè. Quindi... sì, quello che mi preoccupa è che ci possa essere magari qualche forziere con dentro l'HP. Il 16° HP. Gentilmente può andare. Grazie. Quanti ne ho tralasciati?
Io vorrei, dicevo. Questo. Solo che non so come andrà a finire in realtà. In realtà sì, credo proprio di saperlo. Innanzitutto finisce che là dentro non c'è niente di utile. Vabbè. E perciò... Dicevo, e perciò... vado al nido... No, neanche al nido da fici, mi fermo qua e vado alla giungla selvaggia. Villaggio di Bacco, ci sono forse... Ci sarebbe la casa stregata, però. Fiancata sud. Alla fiancata sud non c'è niente. Fiancata est. Fiancata est sì, c'è roba. C'è roba. Non mi ricordo esattamente cosa, ma c'è qualcosa. Pian piano le mappe si finiscono. Non manca tanto in realtà. Grazie. Tipo lì dentro c'è qualcosa, ma non mi ricordo cosa. In teoria dovrebbe esserci dell'altro. Ora mi ricordo dov'è l'HP. Ora me lo ricordo. Dobbiamo portare il formaggio al tizio. Solo che non mi ricordo quanto formaggio devo avere e se ne trovo ancora, dove lo trovo. Quello mi manca. Allora, fa vedere un po'. Allora, lì dovrebbe essere dove fai la chiave. Qua invece dovrebbe esserci un forziere, credo, rosso. Da quanto stream da... Ah no, era da sotto la chiave. Un mese e mezzo, credo. Più o meno. Come mai? Eccolo qua, quello... Grazie per le mille cure che... Vabbè. Però detto questo, facciamo un attimo un conto. Allora, io arrivo giù, c'è la cosa. Sono leggermente... dubbioso, eh? Ovvero... Qui c'è una porta, ma non mi ricordo cosa c'è qua dentro. Ah no, era qui l'HP, mi sbagliavo tantissimo. Allora. Ok. Ti dirò. Avevo cominciato su YouTube. Però anche l'idea di streamare, fare live, robe varie, non mi dispiaceva, anzi. Solo che prima non potevo farlo. Prima non avevo i mezzi per farlo. Diciamo che prima non avevo neanche la situazione per farlo, ma soprattutto i mezzi, cioè volendo lo potevo fare, ma i mezzi non me lo promettevano, ora li ho. La fiancata ovest non dovrebbe esserci niente invece. No, la fiancata ovest non c'è niente. Ah, non posso usare Baron perché non vola dentro, vabbè. Vola dentro le caverne, ma dentro le case gli dà proprio fastidio a Baron volare. Diciamo che in un certo senso... Allora, Baron... Villaggio di Bacco, vediamo un po'. È sicuro che il discorso mezzi situazione ti... L'unica cosa che rimpiango è che mi hanno detto... Mi hanno un po' truffato, tra virgolette, per il PC, perché... Non essendo... esperto, tra virgolette, non essendo molto navigato in tempi recenti di informatica, robe varie, soprattutto a livello hardware. Ma diciamo che se hai il tempo, la passione, l'interesse, eccetera, puoi farlo, non c'è niente di male, a tempo perso. Se invece vuoi farne un lavoro, diciamo, tra virgolette, vuoi proprio farlo seriamente, fare quello, ci vuole impegno, pazienza...
Ok, ma in teoria non mi davi ancora. Vabbè. Cioè, farlo a tempo perso non c'è niente di male. Farlo seriamente è più che altro devi metterci tanto tempo, dedizione, robe varie. Cioè, io per esempio, appunto, come dicevo prima, ho lavorato 2 giorni a tradurre roba per Nier per la prossima live. E ancora devo tradurne, che ne servirà più avanti per altre live che farò sempre su Nier e Nier Automata. Però appunto no, dicevo che mi hanno detto che mi hanno un po' truffato per quanto riguarda il PC, perché non essendo navigato ed espertissimo, sono andato in negozio a farmi fare un PC apposta. Beh, ma si fa. L'unica cosa è che appunto magari non avendo troppa visibilità, cioè devi trovare il modo di farti vedere più che altro, perché se ti fai vedere allora fai 4 chiacchiere. Io stasera qui ho voi due ed è bellissimo, ma non è sempre così in tutte le live. Oggi sono stato praticamente da solo per tutta la live di Demon's Souls. Alla fine è arrivata un'amica, che ultimamente nelle live di solito viene, ma è arrivata agli ultimi 5 minuti, capito? Tante live che ho fatto fino ad ora non ho avuto sempre gente. Adesso in questi giorni comincia ad esserci gente, invece è bello avere qualcuno anche con cui chiacchierare, fantastico. Solo che all'inizio non era così. Bar. Giungla selvaggia, giungla Masakari. E quindi sì, ho chiesto di montarmi un PC apposta con determinate specifiche, perché almeno reggeva per fare sto lavoro, per fare tante cose. Mi hanno detto sì, però ti hanno un po' truffato, perché con quello che hai pagato per quel PC ce ne prendevi 2 di PC così, come minimo. Vabbè, non sono un esperto, quindi non è che puoi pretendere chissà quanto da me. Calma. Tipo, no? Cioè, io sono abbastanza sicuro che in questa parte di giungla non ci sia niente da raccogliere. Infatti il forziere là dietro. Io più che quello è stato un misto di situazione personale e connessione. Aspetta un attimo, eh. Ok. Avevo cominciato nel 2015 con Bloodborne e Resident Evil e stavo andando bene, poi ho dovuto mollare, ho ripreso un paio di mesi, ma non mi spammo a sufficienza. Poi quei 7-8 fedelissimi li ho. Sto facendo orari più compatibili, ti farei qualche. Lo so. Cioè io più che altro il conto che faccio in genere 3-4 giorni a settimana in cui faccio live sia di pomeriggio che di sera. Molte persone non competenti di campo hardware si fanno truffare troppo. Lo so. Immagino. Più che altro hanno un negozio più o meno serio, hanno i clienti, hanno i loro affari, i loro giri, quindi immagino che più o meno siano affidabili. Però quando la gente mi viene a dire no, guarda che sono dei ladri, viene da chiederti ladri quanto, perché insomma se hanno un negozio, hanno un'attività e tutto, non penso che siano ladri più di tanto, altrimenti non ci andrebbe nessuno, credo. Detto questo, allora, fabbrica del boscaiolo, la torre di... il coso di ferro di là ho fatto. In realtà so dove devo andare. Vabbè, facciamo così, va. Il fatto è che io comincio dalle 9, vado a oltranza. Io diciamo che per più di un motivo non faccio live troppo lunghe di solito, però quando posso ti osto, mi fa piacere. Grazie, figurati, cioè... Anzi, diciamo che io dopo ti metto in hosting. Poi quando sei in live, sei in live. Però ti metto anche in hosting automatico, non c'è problema a farlo. Più che altro siete già 2-3 persone, 4 in realtà, che metto in hosting automatico. Quindi bisogna vedere chi è che viene hostato e quando. Teoricamente qui trovo un amico, credo. Sto vicino al labirinto sotterraneo? Se è un favore per te lo farò. Ok. Un attimo, devo andare al villaggio trucco. Diciamo che io a grandi linee so mettere le mani, nel senso, anni e anni fa con un parente ho preso roba in fiera dell'elettronica, ci siamo montati un PC e bene o male più o meno le mani su qualcosina riuscivo a metterle, solo che su robe recenti no. Per esempio un portatile io non l'ho mai aperto, non so se dentro un portatile so metterci mano come su un PC fisso o se è una cosa completamente diversa e devo stare attento a quello che faccio, cioè non ho proprio esperienza di quello. Villaggio della civiltà, ok, villaggio trucco. In ogni caso, sì, dovresti procurarti, più che altro dovresti procurarti
i componenti, essere sicuro che siano compatibili l'uno con l'altro, perché per quanto ne so io, può anche darsi che prendo due componenti che di per sé vanno bene, ma non sono compatibili. Io queste cose non le so, purtroppo. Anche i componenti hanno mille nomi in codice con mille cifre, numeri, eccetera. Che finché mi viene a dire che la RAM sono 8 giga è un conto. Se mi viene a dire il nome in codice della scheda video che ha quel numerino lì, quelle lettere lì, che è un acronimo e non so neanche cosa vogliono dire. Io lo so benissimo che la mia scheda video è da 6 giga. Ma tipo RTX, credo 1060, non so neanche cosa voglia dire, per dirne uno. Credo di dover andare. Su. Il problema di streamare da PC è che o è abbastanza potente o ne devi avere due per streamare. E in realtà no, io ne ho uno solo abbastanza. Beh, infatti è quello che volevo fare, cioè io volevo un PC potente per fare varie cose, per fare videomontaggio anche, perché il PC che usavo prima era buonino, questo è meglio. Io non sono espertissimo, ma mi unisco di santa pazienza e pian piano studio le situazioni. I componenti con voltaggi e potenze varie non capisco nulla. Infatti, per dirne una, no? Allora. Ah, che sciocco. Pesce sacro. Che ho come poca esperienza, ma se ho. What? Cosa mi stai dicendo esattamente? Me lo sono fatto montare in negozio, cioè un PC fisso, mi sono fatto montare, gli ho detto le specifiche più o meno dei componenti che mi servivano. Potente così, potente cos'ha, che arrivi a un tot. Aspetta un attimo però, no, non è 20 stato. Mi hanno fatto un preventivo, ho detto ok. Solo che. Tombi, qual è il tuo problema? Veramente non mi fa prendere. Vabbè. Devo uscire e rientrare a quanto pare. Però fai conto, allora ho 6 giga di RAM. No, 8 giga di RAM. 6 giga di memoria video. Ho un hard disk SSD da 500 giga. Vabbè, mi sono fatto mettere Windows 10 Pro. Dopo che, vabbè, la scheda madre non te lo dico neanche perché non ho idea di. Scheda madre sono ignorantissimo di che differenza possa fare dall'una all'altra. Grazie. Vabbè, la cosa per il wifi. Sì, esatto, non è un laureato, esatto, non è abbastanza esperienza. L'importante è che riesci a fare tutto. Riuscirci ci riesco in realtà, eh. Mi preoccupa un po' in realtà quando faccio un montaggio, perché poi quando deve esportare il video, renderizzarlo, la ventola parte a manetta perché usa tutta la CPU, cioè non so esattamente come limitarlo per dirgli no, stai calmo, piuttosto mettici un po' di più, ma stai calmo. Quello per esempio non ho idea di dove mettere le mani per. Cerchiamo un po' in giro per il villaggio, probabilmente c'è ancora qualcosa. Però per dire, quando ho iniziato a fare roba su YouTube tipo 3 mesi fa, c'erano video che magari dovevo montare, che li registravo, poi ci mettevo sopra delle cose proprio per renderli un po' più personali, eccetera, che avessero un minimo di cose mie per non fare un video sterile che chiunque potesse scaricare, eccetera, no? E per montare quei video che magari duravano 20 minuti, mezz'ora, ci metteva 2 ore per renderizzarli? Adesso ci metterebbe probabilmente un quarto d'ora massimo, credo. Sei un dissipatore stock? O ad aria è normale? Sì, diciamo che lo è ad aria, anche se in realtà dovrebbe avere tipo 2 o 3 ventole, credo. Devo ancora. Quando ho tempo e occasione, devo passare ancora in negozio perché non avevano subito il sistema di raffreddamento che gli avevo ordinato. Ho detto mi deve arrivare, portami il PC quando ti dico che mi arrivano, o meglio portami il PC a quei giorni lì e vedrai che ho il sistema di coso da montarti su, va bene. Solo che non ho più avuto occasione, quindi non l'ho ancora montato, però tipo dovevo mettermene uno combinato, cioè sia a liquido che con
La ventola. E quindi appunto adesso minchia, cioè quando mi capita di registrare video per, non dico recensioni, ma robe simili, che magari faccio mezz'ora di video, 40 minuti di video, mi ricordo quando l'ho fatto per Final Fantasy XV sul portatile ci avrò messo tipo 6 ore a renderizzare il video, ora ci mette mezz'ora, 40 minuti, per dire. È una manna. Quindi in realtà non... ho fatto tutto. E quindi mi mancano soltanto 3 eventi. Sì. Però devo trovare gli amici, attenzione. 4, 1, 2, 3. Il nano, cioè lo gnomo. Villaggio di Bacco. In realtà... Avete qua dei dubbi? Ne ho trovati 3 al villaggio della civiltà. Lo gnomo. Il villaggio di Bacco. La casa stregata, ecco cosa manca. Mi manca quello. E credo anche di sapere dove trovarlo. Casa stregata, fiancata nord, forse. Ah, tranquillo, cioè, non è che mi stressi, più che altro. Posso risponderti fino a un certo punto, nel senso che più di un tot non ne so. No, una manna, anzi, proprio perché sto PC lo uso per lavorare, tra l'altro cerco di tenerlo più possibile pulito. Cioè, prima, dove scarichi Tombi? Dove lo trovo Tombi? Quel sito mi sembra affidabile. E infatti, no, lo dico anche perché sto PC cerco di tenerlo pulito più possibile da virus e robe varie. Allora, là dentro dovrebbe esserci l'amico, credo. Proprio perché essendo un PC potente, performante, utile, eccetera, non voglio che poi finisca in merda perché ha virus, roba strana. Grazie per aver preso il maiale che ho operato l'incantesimo. Voi non me la raccontate giusta però, eh? Me la ricordavo questa cosa. Dicevo che è qua dentro, ma... Maiali cattivi, oro, ci sono. Ho paura, ma ci andrò. Ok, sei amici. Io ne approfitto per andare a curarmi gli HP. Se puoi indicarmi qualche sito buono per giochi come Tombi, mi faresti un grosso piacere. Guarda, non ti so dire dei siti in realtà ora come ora. Perché quello che ho cercato io è stato tipo download Tombi, una roba del genere. Download Tombi PSX, una roba del genere, e il sito che mi è comparso sono andato a vedere e era buono. Quindi non è che ti sappia dire un sito dove trovare giochi, ti so dire dove trovare Tombi. Diciamo che anni fa ero andato su un sito dove c'erano vari giochi, a parte che se esistesse ancora Mega Upload, porca miseria, Mega Upload era il mondo. E lì c'è la sirena. Devo andare lì sotto. Ma non tutti i mali vengono per nuocere in realtà. Anche perché siti del genere li stanno tirando giù. Sì. Sì. Uno dopo l'altro. Già, Mega Upload però era il massimo. C'avevamo anche l'abbonamento. Ce lo dividevamo in 3. Avevamo tipo 2 giga al mese. Quando 2 giga ancora erano tanto. Sì. Parecchio anche. Quindi sì, avevamo tipo 3 giga, 2 giga al mese da scaricare tutti quanti. Era massimo. Io vorrei fare una cosa però, ovvero, è da un botto che io non salvo il gioco con la memory card. Sì. Allora, chissà che ho salvato alla fine, esatto, ho salvato tipo alla fine della prima live, credo. 1 ora e 26 diceva. Quanto mi segna adesso? 5 ore 19, come dicevo, quanto tempo ci vuole a finire Tombi? Secondo l'orario di gioco, se sai quello che fai, ci vogliono circa 5 ore, in realtà sono un po' di più. Ci ho messo tipo 7-8 ore, però perché sapevo quello che facevo. Quindi, si va alla fine.
foresta degli gnomi, piccola stanza strana. Un vero maiale cattivo. Più che altro un mezzo rompiballe. Mi ricordo che tipo ferma il tempo, fa robe strane. Su. Bellissima sta cosa. Ne serve ancora uno. Che dobbiamo fare? Perfetto. Baron? Sì, anche Baron è amico di Tombe. Ha la faccia, soprattutto Baron. Guarda, il cancello. Sì, si sta aprendo. Namo? Dopo insieme anche Tombe 2. Mercoledì, se riesco a farlo funzionare, mi funziona, sì. Inizio Tombe 2. Anche se vorrei variare, vorrei fare qualcos'altro magari. Potrei spostare Hollow Knight al mercoledì magari, per variare un attimo. Quando finisco Hollow Knight iniziare Tombe 2 potrebbe stare comunque. Tombe, ce l'hai fatta finalmente, ti stavo aspettando. Madonna, sono l'ultimo maiale cattivo che hai creduto, che ha creato tutti gli altri maiali cattivi. Ti sei divertito combattendo con gli altri. Sta cosa mi ricorda molto i maiali malvagi. So che è venuta dopo, ma mi ricorda la cosa di Dragon Ball GT dei draghi malvagi, che in realtà tutti derivano dal drago primordiale malvagio, che poi da lui si sono formati gli altri sette, vabbè. Dark Shenron. Ti sei divertito combattendo con gli altri? Li ho creati perché la gente si diverta così. Va bene, per me tutta questa battaglia è un gioco. Con te, Tombe, il mondo intero è come un'enorme scatola di giocattoli. Forse è difficile capirlo subito. Comunque divertiamoci. Vieni a prendermi se ci riesci. E tra l'altro di questa cosa mi... Per prima un attimo, perché dico, hanno fatto Tombe 2, ma se io mi catturo i maiali cattivi, esattamente come procede la cosa poi in Tombe 2? Maledetto. Per un attimo, per un pelo. Sì? Ma non dire cheater, è un cheater. Sono io che sono un nabbo, ovviamente, cioè quella è la risposta. Ah, quindi in realtà il trucchetto è prenderlo al momento giusto prima che faccia la spell. Non è così complicato. Vengi qui. Dico, venghi lei? Su. Maronne, meno male. Benissimo. 129, ne manca uno che si completa dopo. 50.000 alla faccia. Non devo salvare perché altrimenti... Tra l'altro io vorrei aprire una parentesi, ma giusto leggera. Idea mia, poi magari sono io che sono pirla, eh. Quando era disegnato strano e particolare, cioè l'isola a forma di maiale, che a me sembrava computer grafica, invece no, era disegnata tipo idee anime, diciamo così. Perché poi non è che c'è il coso in computer grafica con sopra Tombe disegnato stile anime, è proprio tutto disegnato. Quindi in realtà quanto era disegnata bene quell'isola per sembrare in computer grafica. Ah, ce l'hai fatta. Un lavoro davvero eccellente. Ricordiamoci, il vecchietto centenario è doppiato da Spiro, Otacon e Aku Aku comunque. In verità questo continente tornerà ad essere come una volta. Penso sia stato solo fortunato. Ah ah ah, torna ancora. Eri più in pena tu. Come torna ancora? Vabbè. Eri più in pena tu per lui che per. Eri più in pena tu per lui che tutti noi. Non vuoi ammetterlo, eh? Di che diamine parli? Neanche fra un milione di anni.
come quell'altro, ovviamente, che ha un milione di anni. Vabbè. Dicono che la memoria sia la prima ad andarsene, sai, tu vecchio senile. Ehi, calmatevi tutti e due. Comunque dobbiamo tutto a questo giovane. Il suo coraggio ci ha salvato. Infatti, alla fine abbiamo tutti ciò che volevamo? Ben fatto. Beh, secondo me non era una domanda, era un'affermazione. Alla fine avevamo tutti ciò che volevamo, punto. Non è una domanda. Buona fortuna? Punto di domanda, perché? Ben fatto, ben fatto. Beh, pensa che quando uscì il gioco i motori grafici che usano adesso ovviamente non sono neanche comparabili. Ovvio. Ovvio. Cioè, allora... A parte che Tombi è di una... Basta guardare Crash of Spyro dell'epoca, voglio dire. Cioè, infatti Metal Gear Solid era una roba... Anche Final Fantasy... Cioè, Final Fantasy 8, vabbè, di cosa stiamo parlando? Final Fantasy... I filmati di Final Fantasy 8 cos'erano all'epoca? Era il futuro. Cosa? Sei già per tornare a casa? Davvero? Questo gioco ha 22 anni. Esatto. Esatto. Beh, ricorda, il nostro spirito ti starà sempre vicino. Sarà sempre vicino, Tombi. Puoi sempre tornare e conta su di noi. Abbi cura di te. Ma credo che in realtà tornerà, perché... Abbi cura, figliolo. Stai lontano dai guai. Non ti ammalare. Che altro volevo dire? Chi perde la memoria, nonno? Resta giovane, ragazzo. Però non sembrava avere la barbetta e le basette tipo il vecchietto all'inizio del gioco, cioè il contadino. Esatto, è vecchissimo. Pensa anche al primo, già non so se qualcuno di voi l'ha mai giocato. Ah, GTA. Io l'ho visto, ma non l'ho mai giocato. Cioè, io non ho mai giocato a nessuno. Personalmente mi pare non ho mai giocato a nessun GTA, però ho visto tipo, credo, il primo, il 2, il 5, appunto. Gli altri non sono sicuro. Ah, c'è la musichetta apposta, questa non la ricordavo. 5 ore 25 e 20 trovati 130 su 130. Il resto è CG, anche se Tombi è più vecchio di GTA, se non sbaglio. Comunque non è... Aspetta un attimo, Comunque è un misto Tombi e i personaggi sono sovrapposti allo sfondo. Un'animazione su sfondo trasparente. Ah, dici... Dici Tombi, l'animazione di Tombi, eccetera, i personaggi, eccetera. Però dici durante il gameplay o durante i filmati? Cioè, c'è la cosa in computer grafica e Tombi, eccetera, sopra? Oppure proprio il gameplay, cioè c'è la mappa e sopra ci sono Tombi e tutto il resto? Penso che parlassi del filmato, in realtà. Ok, sì. Chiaro. Beh, sì. Come mi è capitato, come è capitato, ma chiunque di noi, penso, da Final Fantasy 7 a Final Fantasy 10, cioè ci sono scene in cui c'è proprio gameplay in cui ti puoi muovere su filmati già pre-renderizzati e costruiti, che è tutta computer grafica, ma i personaggi tuoi che sopra si muovono. Infatti, se ti vai a recuperare poi i filmati di base, fonte, c'è il filmato e basta, non ci sono sopra i personaggi, perché quello è gameplay, fa parte degli eventi, di tutto quello che è il gameplay insito nel videogioco. Quindi, ti prego, non farlo. Facciamo una cosa. Ok, questo è solo per evitare fastidi, ok? Potevo stare sulla schermata di completamento gioco, invece non ci ho pensato. Pensavo magari stare sulla schermata game over e rimane lì.
l'altro sono venuto qui per evitare musichette fastidiose, perché quelle dei titoli di testa, cioè titoli di testa di inizia gioco, il menu di testa, ecco, e le opzioni fanno fastidio dopo un po'. Questo almeno è... Quindi, Tombi 2 devo provare a vedere se funziona, perché ce l'ho, anche Tombi funzionava ma ho dovuto riscaricarlo. Che ora sono? Le 42? Un'ora e 40, sì, più o meno ci siamo. Non come Nier, che tra l'altro tipo di solito faccio 2 ore di live, bene o male. Nier 3 giorni fa, giovedì, di solito faccio 2 ore, ho fatto tipo 1 ora e mezza, perché 1 ora e mezza avevano già fatto tutto quanto, ho detto no, devo iniziare la prossima volta con la live da un certo, da qua, cioè non posso andare avanti adesso. Poi invece siamo 1 ora e 40, 1 ora e 45, metti che si arriva 1 ora e 50, forse siamo lì più o meno nei canoni. Perfetto. Io credevo di finire l'altra volta, invece ha voglia, cioè a finire l'altra volta, c'era ancora roba da fare. Quindi vediamo se funziona Tombi 2, però sono un po' indeciso. Perché prima avrei detto porto Tombi 2, porto Tombi 2, adesso invece sono un po' indeciso, perché dico non è il caso di alternare un po'. Infatti, tipo quando finisce Demon Souls e magari anche Nier, vedremo, ma Nier manca ancora un po', perché devo fare il finale B, il finale C e il finale D. Quindi ce n'è ancora da parlare di roba. Sono entrambi del 97, GTA il 14 dicembre. Ah, davvero? È uscito a Natale! È uscito a Natale del 97. Sai che questa cosa è curiosa comunque? Mi hai fatto ricordare una cosa curiosa. No, aspetta, questa cosa la devo cercare, devo essere sicuro. Devo essere sicuro. Non posso dire una minchiata. Sono abbastanza sicuro, ma... Se faccio così... Io ho un'amica che ha la stessa età di Final Fantasy. È nata lo stesso giorno in cui è uscito Final Fantasy. Cioè questa cosa è... devi andarne fiero, perché non è da tutti. Comunque minchia, è uscito a Natale del 97. Coso, Tombi, vabbè. Regalo di Natale, grazie. Minchia, la faccia che dono che ci hanno fatto. Quindi boh, perché a breve la prossima volta finisco Demon Souls. Stasera ho finito Nier, quindi si liberano 2 spazi. Vorrei portare Hollow Knight, che devo andare avanti in ogni caso. E volevo iniziare un altro giochetto tipo platform, avventura, qualcosa del genere. Ho visto che è... Che non so di cosa... Non so come sia, l'ho solo visto su Steam. Ho detto, è caruccio, costa anche poco, lo voglio provare. Portiamolo anche in live. Così vario un po' almeno. Invece di dopo Demon Souls fare un altro Dark Souls. Invece di dopo Tombi fare subito Tombi 2. Faccio qualcosa un po' di diverso, poi sicuramente porterò anche Tombi 2, tanto non credo che Macrotis o Hollow Knight dureranno chissà quanto, perciò arriverà. Detto questo, avete domande? Prima che chiuda? Ma quanto dura Tombi 2? Dura più o meno come l'1, che tu sappia, o... Cioè non mi ricordo, mi pare che il peggior non abbia mai finito il 2, mi pare, non mi ricordo. Cioè dura più o meno come l'1, il 2 o è lungo? Per sapere, perché io vorrei portare anche Final Fantasy 13, ma la trilogia di Final Fantasy 13 è lunga da portare in live. Quindi vorrei portarla in maniera un po' coerente con tutto il resto, in modo che ci stia anche tutto il resto e le mie live non siano divorate, tra virgolette, da Final Fantasy 13. O in modo anche di non metterci un anno a coprirlo tutto. Un anno, vabbè. Mesi. Più o meno sì, ma ci sono, se non sbaglio, più minigame, come ad esempio la race del maiale. C'è meno esplorazione e completismo da trovare, quindi dici magari però più minigame? Credo di aver capito, immagino. Spero che sia fatto bene e gestito bene, in realtà. Dite tutto, ah, lo adorerai, spero. Perché anche... ho brutti ricordi. Final Fantasy X, tipo...
il 10-2 io non è che l'abbia odiato di per sé per trama o altre robe, più che altro Final Fantasy 10-2, gli dicevo mi dispiace che sia bistrattato, che tutti lo odino eccetera, io devo provarlo per vedere com'è. Sì, l'ho provato, sono arrivato al terzo capitolo di trama, mi sono rotto le balle, l'ho mollato lì perché era strapieno di quest, cioè ti apriva già dal capitolo 1 tutta spira da poter visitare, in ogni luogo c'era una quest, un minigioco, ogni capitolo ti sbloccava una roba da fare in tutti i luoghi del mondo. Ed ero arrivato al capitolo 3 con mille cose, mille quest già fatte da fare, eccetera. Mi sono rotto le valle, ho detto basta. Se gioco qua è più quest che tram. Basta, mi sono rotto. How long to beat? .com c'è scritto 12 ore, tombi 2. Non è tanto più lungo di questo, allora. Se sono le 12 ore reali. Se sono le 12 ore di game come questo qui, ha voglia, dura il doppio tipo. La mappa è vasta. E qual è la differenza? Che con Tombi so cosa sto facendo. Ed è durato tipo 4 live, quindi più o meno 8 ore. Tombi 2 sono in blind, non so una mazza. Non so segreti, non so niente. Quindi chissà quanto ci vuole per finirlo tutto. Però è bello che la mappa sia vasta, cioè mi piace in realtà. A proposito di mappa, attenzione. Fatemi vedere. Tipo. Madonna, sento i gatti fuori. Tipo, no? Questo ha senso. Allora perderei più tempo, mi sa. Io ragazzi vi saluto comunque, buonanotte. Buonanotte. Tra l'altro chiudo tra un po', quindi non ti perdi granché. Anche se vai adesso. Buonanotte comunque. E se domani lavori, buon lavoro. E grazie di essere passato, ovviamente. E figurati, anzi, grazie dell'host, madonna mia. Tutte belle cose stasera, cioè, bellissimo. Moldo a Link. To the past. Ha molto a Link to the past. Non so niente di Zelda, so che A Link to the Past è uno dei titoli di Zelda, non so niente di quello, però fa piacere. Solo che torre di controllo, villaggio degli gnomi, piazza della carità, foresta dei funghi, questo volevo io, monte tempestoso, cave di lava, villaggio nascosto, monte della figlia, ok, ma tipo faccia testa. Qua mi dà una faccia testa, non capisco perché, ma ok. Buonanotte, non sono esperto dei giochi come Zelda o Final Fantasy. Io di Zelda più che altro, di Final Fantasy sì, abbastanza, cioè ne so abbastanza, li conosco più quasi tutti. Ho preferito il mio RPG. Io viceversa, anzi non gioco Final Fantasy 11 e 14, non ho giocato l'11 e non gioco il 14 proprio perché sono online, ma più che altro perché sono online in abbonamento, cioè almeno fossero, ti compri il gioco e bella finita, ok, se vuoi i pacchetti e roba figa ti compri i pacchetti e roba figa, ok, ma quando mi dici no devo pagare l'abbonamento per rimanere, adesso mi hanno detto che non è esattamente così, mi hanno detto che adesso puoi livellare fino a livello tot 30, credo, 35, non mi ricordo. Dopo, se vuoi andare avanti, continuare a giocare e livellare oltre, devi pagare. Fino a lì è gratis, ti prendi il gioco e bella finita. Sì, però, per quello che è il mio parere, un videogioco quando lo compri, fine. Non è che devi pagare anche un abbonamento. Che stagno, villaggio trucco. Ok, fiume Masakari. Ok, collina del vecchio albero. Ok, adesso ha senso. Giungla Masakari, chiaro, qua c'è il villaggio della civiltà in croce a Y, esatto, fabbrica, castello, torre, ok, giungla Masakari, perfetto, era questo che volevo vedere, l'altra volta non mi trovavo sulla mappa, non capivo, giungla Masakari, qua cosa c'è? Ah, attenzione però, giusto, è geniale sta cosa. Pista sterrata da motocross. Scoglio la sirena. È geniale. È perfetta. Questo è come si disegna una mappa, come si fa una cosa coerente, ordinata, specifica, fatta bene, con un'idea chiara in testa.
non è come vedo altre volte certi videogiochi fatti ad cazzo, perché tanto anche se non sono fatti coerenti fa lo stesso, l'importante è che piacciono e che facciano scena magari, anche se non sono coerenti. No, sti cazzi, questa è una cosa fatta bene. Per quanto possa essere abbozzata, magari anche tirata come cosa a volte, nella sua topografia, nella sua geografia, fa lo stesso, ci sta. Ci credi che è la prima volta che vedo la sua... vabbè. In realtà non mi ricordo neanche se nella demo ci fosse, ma comunque. Cosa volevo dire? Niente, allora io finisco qui. Chiudo. E... adesso oggi è domenica, vero? Domani non so se faccio live. Se faccio live domani, magari faccio domani pomeriggio o domani sera Hollow Knight, vediamo. Non lo so, in caso avviso su Instagram, su Facebook. Anche perché di solito avviso lì appunto prima di fare le live. E non so se domani quindi farò live, se la faccio comunque avviso un po' prima, tipo mezz'ora, 20 minuti prima. Ma in genere le live le faccio tipo intorno alle 3. 3 o 4, non lo so, oppure la sera alle 9. Sono quelli di solito gli orari a cui faccio le live quelle fatte serie, non le live ad cazzo che poi vanno nel dimenticatoio. Quelle serie le faccio più o meno per quell'ora. Solo che appunto dovendo lavorare per un po' di robe su Nier, non so se domani streamerò. Martedì si fa Dark Souls e Nier come al solito, però appunto domani vediamo. Quindi bene, allora ci vediamo alla prossima live, magari ti becco. Non hai nulla sulla descrizione, quindi non so come seguirti sui social, su... ma in realtà il nome è sempre quello, sempre Sambro Gilgamesh. Non c'è niente di difficile da trovare, anzi. In realtà ci sono su vari social, ma non tutti mi seguono su vari social. Su Facebook non c'è quasi nessuno, neanche su Instagram. Molti su Instagram in realtà, con buona probabilità, non tutti, ma molti fanno follow for follow. Quando vedono che non li seguo, mi mollano dopo un po'. Beh. Non è che Instagram in realtà sia così fondamentale per me, lo uso soltanto per mettere le anteprime delle live che metto poi su Facebook, cioè su YouTube. Quando metto le live su YouTube poi faccio una piccola anteprima video da mettere su Instagram per rendere l'idea più o meno di cosa posso aver fatto. Farò anche per Tombi appunto. Oppure ci metto l'avviso quando sto andando in live, per dire. Però su Facebook invece lì pubblico tutti i link di tutta la roba che metto su YouTube. Metto sempre quando sto andando in live e robe varie. Facebook e YouTube li uso abbastanza. E infatti sì, anche perché è inutile fare mille nomi, mille cose, nomi strani in particolare, che devi andare sempre a cercarteli, fai un nome unico e basta. Comunque, quindi, grazie di essere passato, grazie per il follow, mica è poco a poco in realtà, cioè sembra niente, però in realtà poco a poco ti cresce, e anche è bello soprattutto perché si dà quasi per scontato, ma in realtà molta gente a volte viene in live a vedere la live, sta lì poco, va via, oppure sta lì anche un po' di tempo ma non scrive niente in chat. Invece sta cosa qua è fighissima stasera, cioè capita raramente di fare delle live animate come questa qua. Anche che la gente si parla fra di loro, le persone si parlino fra di loro, capita raramente. E mi piace, perché si crea un certo ambiente di compagnia, ecco. Buona, allora, buonanotte. Un buon proseguimento di serata se non vai ancora a letto, e ci vediamo alla prossima. Grazie comunque a chi è venuto stasera in tutta la serata, che secondo me c'era un'altra persona prima però che non ha scritto niente, non lo so. Grazie, figurami, sono felice che venga apprezzato in realtà, grazie mille. Niente, buonanotte allora e ci vediamo alla prossima.